Ciao a tutti. Allora, oggi il video lo apriamo un po' così. Andremo a vedere due catture nella fattispecie. Una con il metodo della pesca a sgancio, quindi profondità diciamo un po' più elevata rispetto alla media, e un altro invece la cattura di un bel dentice, parliamo di un pesce di 9 kg, fatto all'agguato in poca acqua. Quindi il mio suggerimento di oggi è questo. Se voi nella vostra testa pensate che tuffare fondo sia obbligatoriamente una tappa che volete raggiungere, diciamo che ci può stare. Alla base ci deve stare comunque che voi abbiate acquisito una certa esperienza e sicurezza dovuta anche magari da corsi fatti da istruttori ed essere seguiti da persone comunque qualificate. Il mio suggerimento è quello di, come base di partenza, cercate di sviluppare bene tutto quello che ora è a vostra disposizione. Quindi cercate di capire bene, di fare una lettura del fondale, cercate di capire bene le condizioni, le stagioni, il pesce, come si comporta, come subisce magari la nostra influenza in acqua, come il suo comportamento si modifica in base a tutto quello che gli ruota attorno. Una volta sviluppata questa cosa qui, potete allora fare un passo in avanti. Fate in modo che tutto quello che voi avete a vostra disposizione riusciate a sfruttarlo al massimo al momento. Poi da lì in poi potete aggiungere, di solito dicono 1 metro alla volta, io direi 1/2 metro alla volta volendo, perché fretta non ce n'è, soprattutto se siete giovani, avete una vita davanti. Va bene ragazzi, godetevi il video e un saluto a tutti, ci sentiamo presto. Thank you.
ricordatevi sempre che dietro un video di un paio di minuti ci sono nascosti anni di preparazione, anni di esperienza, anni passati nel fare un passo alla volta, quindi dovete tenere bene in considerazione queste cose. Io tra l'altro, che sono un po' fissato, addirittura faccio rinunce, nel senso che la bella vita non me la posso permettere, quindi non vado a letto tardi la sera, non bevo alcolici, non bevo manco il caffè, per dire, quindi figuriamoci. Sono seguito da un nutrizionista, insomma è una vita dedicata, quindi se pensate di percorrere questo cammino dovete pensare anche a dover fare delle rinunce, oltre al fatto che io per mantenermi aggiornato presto sempre molta attenzione alle persone più grandi e più esperte di me, quelle che in un qualche modo con le loro esperienze possono far accrescere soprattutto la mia sicurezza. Questa è la cosa principale. Le tecniche, come ben sapete, andando avanti stanno cambiando, quindi mantenersi aggiornati non è mai male.